Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono GioPa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'InfoTime, il nostro classico appuntamento settimanale. Come sempre ragazzi, in questo video vi svelerò varie informazioni riguardanti il mondo dei videogame e vi comunicherò quando sarò online questa settimana sui vari titoli che normalmente vi porto sul canale. Tra le news di oggi vi parlerò di questa fantomatica nuova Nintendo Switch che dovrebbe uscire a breve sul mercato, daremo un'occhiata a una nuova coppia di Joy-Con dedicati a Fortnite. Vi parlerò del nuovo Pro Controller che 8-Bit Do ha deciso di rilasciare sul mercato e daremo un'occhiata a Dragon Ball Z Kakarot. Uscirà anche su Nintendo Switch. Poi, come sempre, ragazzi, vi svelerò quando sarò online questa settimana sui vari titoli che vi porto sul canale e quando sarò in live su Twitch. Ma adesso, come sempre, prima di iniziare, direi di far partire la sigla! Va bene ragazzi, come vi dicevo pochi secondi fa, nella prima news di oggi vi volevo parlare di questa fantomatica nuova Nintendo Switch che dovrebbe uscire a breve sul mercato. Secondo alcune fonti di Bloomberg, Nintendo avrebbe stretto un accordo commerciale con Samsung per la produzione di nuovi schermi OLED da 720p e 7 pollici per la nuova Nintendo Switch. Questi schermi andrebbero a sostituire gli attuali della Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite da 6,2 e 5,5 pollici da 720p. Sempre secondo il rapporto di Bloomberg, praticamente la nuova Nintendo Switch, una volta collegata al televisore, dovrebbe raggiungere la grafica di 4K, mentre in modalità portatile dovrebbe rimanere sempre a 720p, più che altro per una questione di batteria e risparmio energetico. I nuovi display dovrebbero essere spediti a Nintendo verso la metà di luglio, quindi, secondo il suo rapporto, la nuova Nintendo Switch dovrebbe uscire a Natale. In realtà, comunque, alla fine non si tratterebbe di una Nintendo Switch completamente nuova, ma semplicemente di un modello aggiornato dell'attuale. Il coinvolgimento di Samsung dimostra che comunque Nintendo tiene moltissimo alla sua console ibrida, vuole che questa continui a macinare numeri da record come sta facendo attualmente e infatti vende molto più di PS5 e Xbox Serie X, anche perché è stata costruita su una piattaforma più vecchia, la cui componentistica è più facilmente reperibile rispetto a quella necessaria per costruire una PS5 o un Xbox Serie X. Mi piacerebbe ragazzi sapere da parte vostra cosa ne pensate di questa notizia e se dovesse uscire una nuova Nintendo Switch, se l'acquisterete oppure no. Nella seconda news di oggi vi volevo mostrare un nuovo set ufficiale di Joy-Con dedicati a Fortnite in uscita il prossimo 4 giugno, quindi tra pochissimo. Come potete vedere da questa immagine, uno dei due Joy-Con che troverete all'interno della confezione sarà giallo, che richiama il tema della skin bananita, mentre l'altro sarà di colore blu. E all'interno sempre della confezione ci sarà anche un codice da 500 V-Bucks che i giocatori potranno spendere in game. Inoltre sarà presente anche il codice Fleet Force Bundle, che includerà oggetti esclusivi di gioco. Vi ricordo ragazzi inoltre che è disponibile sul mercato anche una console a tema Fortnite che Nintendo ha deciso di rendere disponibile alcuni mesi fa, quindi se per caso siete appassionati di questo gioco e non possedete Nintendo Switch e siete interessati ad acquistarla, potreste magari comprare direttamente quel bundle. A proposito di controller, prendo la palla al balzo e vi comunico che 8-Bit Do ha deciso di rendere disponibile sul mercato il Pro 2 Controller, un controller da utilizzare con la Nintendo Switch, ma compatibile anche con PC e sistemi Android e iOS. Ha un layout dei tasti molto simile a quello del controller Pro ufficiale di Nintendo, ma con un design più ergonomico e delle funzionalità più evolute. Il Pro 2 Controller infatti vanta due tasti supplementari posteriori, con un terzo tasto che vi permetterà di passare praticamente da una mappatura all'altra. Grazie alla presenza di questo tasto non dovrete praticamente più ricollegare il vostro controller all'app 8-Bit Do per passare praticamente da una mappatura all'altra. L'uscita sul mercato è prevista per il 15 di aprile, però per il momento sarà disponibile soltanto sul mercato americano ad un prezzo di $49.99 in versione nera,
grigia e bianca. Per il momento non si sa ancora se 8-bit Do deciderà di commercializzare questo controller anche qui in Europa e soprattutto in Italia. Nell'ultima news di oggi, ragazzi, volevo parlarvi di Dragon Ball Z Kakarot. Per il momento sul mercato sono disponibili tre versioni, PS4, Xbox X e PC. Per quanto riguarda Nintendo Switch, il porting sarebbe fattibile, viste anche le conversioni fatte in passato, per citarne una, Dragon Ball FighterZ, e sono sicuro che a molti farebbe piacere giocare Dragon Ball Z Kakarot sulla piccola console ibrida di casa Nintendo, magari soprattutto in portabilità, però per il momento non ci sono informazioni al riguardo. Non è detto che esca per forza una versione per Nintendo Switch di questo titolo, come è pure possibile che decidano magari di farla, ma in un prossimo futuro, non adesso. Va bene ragazzi, dopo tutte queste informazioni vi volevo comunicare quando sarò online questa settimana su Splatoon 2. Sarò online ben due volte e in entrambi i casi sarò in live su Twitch il 17 marzo dalle 18 alle 19 e tutti quanti potranno partecipare a questo evento che ho deciso di organizzare su questo titolo. Starò online un'oretta e ognuno di voi avrà la possibilità di entrare in due stanze diverse e durante la live magari farmi domande riguardanti questo videogame. Il 18 marzo invece sarò online di nuovo su Splatoon 2, ma solo con gli abbonati al mio canale Twitch. Per partecipare a questo evento, ragazzi, dovete subarvi, dovete abbonarvi al mio canale Twitch. Potete farlo gratuitamente se possedete Amazon Prime. Una volta abbonati, oltre naturalmente ad accedere ad una chat per VIP sul mio server Discord, potrete partecipare a tutte le live che organizzo ogni settimana per gli abbonati al mio canale Twitch e dedicate solo a loro. Nella descrizione di questo video, ma anche di tutti i video di Splatoon 2, potete trovare l'ID per inviarmi già ora la richiesta d'amicizia e partecipare ad uno dei due eventi oppure ad entrambi. Vi ricordo ragazzi che da pochissimo tempo, oltre naturalmente a caricare ogni giorno dei nuovi video su YouTube, sono anche in live su Twitch. Per sapere quando sono in live sulla piattaforma Viola dovete semplicemente andare a dare un'occhiata alla sezione programmazione del mio canale Twitch. Aggiorno la programmazione ogni fine settimana, i giorni, gli orari, i giochi che ho intenzione di portarvi, quindi mi raccomando ogni tanto andate a dargli un'occhiata per rimanere sempre aggiornati. Va bene ragazzi, come sempre mi pare di avervi detto tutto. Se avete delle domande mi raccomando lasciate un bel commento qui sotto e appena possibile vi risponderò. Come sempre, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui nell'Infotime. Alla prossima ragazzi! Yeah.